evidentemente c'è ormai una consapevolezza della gente comune, c'è una voglia di libertà che non è la libertà dei popoli che vediamo sui cartelloni elettorali, è la voglia di essere liberi, di muoversi, di passeggiare, di respirare. E la cosa fondamentale che esce fuori da queste due enormi manifestazioni a un anno di distanza nelle due capitali d'Italia è che si sta ragionando non più soltanto su un aspetto della mobilità, ma si sta ragionando di una città nuova. Questa è la verità, stiamo lavorando tutti insieme ed è un enorme schieramento che si è messo in piedi perché devono cambiare le città e la mobilità è il modo principale per cambiare. Diversamente da quanto i nostri politici per tanti anni hanno detto, uno, il traffico è assolutamente la causa principale dell'inquinamento atmosferico in pianura padana, in Europa in generale, ma in pianura padana in particolare, lo dice l'ARPA, lo dicono tutte le fonti scientifiche, quindi questo è il primo dato che è inconfutabile da cui bisogna partire ed essendo questo il dato è evidente che la mobilità è la chiave del miglioramento, chiave che naturalmente riguarda le persone ma riguarda anche le merci, quindi consideriamo che nel immaginare una mobilità nuova noi dobbiamo immaginare la mobilità delle persone e la mobilità delle merci, perché questa è una cosa che a volte si dimentica ma che ha un impatto sull'inquinamento spaventoso. Perché noi invece sappiamo che l'autostrada è solo speculazione edilizia e appalti ai cugini e gente che sghignazza nei telefonini come faceva dopo il terremoto dell'Aquila. Questo è quello che vogliono loro. E allora diciamo, come uno slogan orrendo contro chi ha vinto le elezioni in questa Lombardia, che qua la gente si alza presto perché lavora, no! Qua la gente si alza presto perché fa una vita del cavolo! Perché non può andare a lavorare in mezz'ora! Perché non può andare in mezzi impatiscenti e a posto di questo cosa gli fanno? L'ennesima inutile e stupida autostrada! Questo diciamo, mezzi di trasporto efficienti e basta autostrada. Quelli che dicono che la Lombardia è il motore dell'Europa, quelli che dicono che siamo la nuova Baviera, vengano qua, vengano con la gente che lavora tutti i giorni. Quelli che dicono padroni a casa nostra e difendono l'identità padana sono i primi cementificatori. Guardate, è facile prendersela contro quelli che fanno i kebab, è facile prendersela contro i poveracci. Ma quando si va contro la speculazione edilizia delle grandi mafie si vede chi viene a lottare. Non ci sono loro, non ci sono. Stanno a Genova, stanno con lo Iaccio, a Tunisi. Non ci vengono i leghisti in piazza a lottare. Da qui parte una nuova Italia. L'Italia cambia veramente strada perché eravamo tantissimi, siamo tantissimi, siamo belli e siamo giusti. E è segno veramente che non siamo più la nicchia di rompicoglioni che si muovono in bicicletta, gli sfigati che vanno in giro con i mezzi pubblici e che non si portano il macchinone. La sensibilità che sta cambiando e cambia da oggi, è cambiata. Dobbiamo cambiare il nostro paese e lo faremo. Io vi ringrazio veramente tantissimo. Dai, dai! Prova in aria! Adesso, mentre state così fermi per la prossima mezz'ora,